Speriamo nel giro di qualche mese di poter tutti quanti beneficiare di terme. Credo che attraverso questa operazione aumenta fortemente il rilancio della città attraverso una degli attrattori più importanti della città. Credo che con Terme aumenta fortemente la qualità dell'ospitalità e dell'offerta di ospitalità che questa città può dare ai terzi. Credo che sia un grande successo, credo che sia una cosa che fino a qualche giorno fa era immaginabile. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Oggi si volta pagina, oggi si mette un punto importante per il risanamento di questa società, abbiamo evitato qualsiasi tipo di evento catastrofico che avrebbe avuto sicuramente un aspetto economico, ma prima ancora sociale, molto complicato. Oggi sono molto soddisfatto. Le terme di Agnano vengono affidate con un contratto d'affitto d'azienda trentennale ad una cordata di imprenditori specializzati nel settore termale, che ha presentato un progetto che prevede 16 milioni di investimenti sull'area ed ha assicurato anche l'immediato pagamento di tutti gli arretrati degli stipendi del personale, che era in attesa già da 6 mesi. Viene assicurato così un importante punto fermo non solo per Napoli Ovest, ma per l'intera città, in termini di ricettività e di offerta non solo turistica. Napoli Ovest incomincia a muoversi verso una vitalità che è propria di quella zona, quindi il tempo libero, benessere, salute e tutto quello che oggi Terme doveva rappresentare, che purtroppo ha avuto una battuta d'arresto. Con questo affidamento avremo la possibilità di vedere finalmente questo rilancio. Gli imprenditori che compongono la compagine della società sono tutti napoletani. Con quale spirito è nata questa cosa? È l'amore per Napoli e il piacere di vedere quel sito così importante, cioè le Terme di Agnano, rinascere. Questa città e quel territorio meritano un insediamento produttivo, turistico, termale di grande importanza. Chi invece fa impresa e lo fa con competenza, con qualità, con coraggio, con professionalità e vuole dialogare in perfetta trasparenza, correttezza e autonomia reciproca con la pubblica amministrazione avrà un grande alleato, alleato inteso proprio in senso per la città. E l'auspicio, ma non solo l'auspicio, quello che noi stiamo vedendo in questi ultimi anni è che tanti imprenditori stanno prendendo voglia e coraggio di investire nella nostra città. Questa è una grandissima opportunità per Napoli. Perché quando si fa qualcosa per Napoli e la prospettiva è diversa di provenienza, si fa qualcosa per la città. Cioè se lo fa il pubblico, va fatto il pubblico, se lo fa il privato, lo fa il privato. Se l'obiettivo è quello di contribuire alla crescita di una collettività, vuol dire che pur partendo da punti diversi, lavoriamo tutti insieme per il bene comune, per l'interesse di una collettività, per muovere l'economia, per rilanciare i consumi, per fare sviluppo e per creare lavoro. Questo è il modello Napoli sul quale stiamo lavorando.